È possibile avvicinare il grande pubblico ad un patrimonio solitamente di nicchia, come la collezione del fondo antico di una città, ovvero del prezioso materiale che conserva la storia di un territorio? La Biblioteca Civica di Riva del Garda affronta questa sfida con il progetto denominato Libri per la Città, realizzato affidandosi all'esperta Adriana Paolini, studiosa di libri antichi e di manoscritti medievali e moderni, docente di codicologia all'Università di Trento, con la collaborazione della Soprintendenza Provinciale per i Beni Culturali, dell'Archivio Storico del Comune di Riva del Garda e del Museo Alto Garda. Si tratta di un ciclo di 4 mostre progettate espressamente per avvicinare un pubblico di non addetti ai lavori, proponendo loro una selezione dei migliori volumi conservati negli archivi della biblioteca, manoscritti e libri antichi. La prima mostra, dal titolo Dalla penna d'oca al torchio, relativa al periodo del 400 e 500, si inaugura domani alle 17:30. L'esposizione rimarrà allestita fino al 4 marzo. La Biblioteca Civica di Riva del Garda vuole riprendersi la città, vuole riprendersi il suo spazio, vuole riprendere il contatto con i cittadini e ha deciso di farlo in maniera molto coraggiosa, secondo me, attraverso l'esposizione del fondo antico, che è il fondo più prezioso ma anche il più complicato da esporre. Infatti abbiamo lavorato moltissimo per cercare di renderlo come dire, accattivante anche per coloro che giustamente non possono essere addentro a questo tipo di argomenti. La biblioteca ha 4.000 documenti, gli spazi non sono molto vasti, allora abbiamo deciso di organizzare una cosiddetta mostra a rotazione. Ogni mese verranno esposti alcuni materiali. Abbiamo deciso di fare un semplice criterio cronologico, quindi cominceremo dal più antico e arriveremo al più moderno. L'ultimo sguardo, perché il sottotitolo è 4 sguardi sul fondo antico, avrà uno spazio maggiore dedicato proprio a Riva e al suo territorio. Promettiamo massima disponibilità di spiegazioni, di approfondimenti, perché lavorando su questa mostra ho scoperto che ci sono moltissimi libri interessanti, molti spunti di riflessione, molti spunti di ricerca, molte curiosità, perché alla fine è quello che deve arrivare è anche un messaggio di tipo, come dire, questo fondo appartiene alla città di Riva del Garda, appartiene da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista patrimoniale, perché non sono opere, libri che valgono poco, diciamo così. Quindi anche economicamente è un grosso impegno che ha la Biblioteca Civica nel conservare questi testi. E ci sono due libri da citare in particolare, che hanno particolare rilevanza storica e comunque un certo valore. Ma io citerei, perché è d'obbligo, diciamo così, il libro più antico che è qui, che in realtà è un libro manoscritto della fine del 400, inizio 500, peraltro è stato il più studiato ed è quello che apre la mostra. Ed è il libro delle ricette del famoso, perché ormai appunto tanti hanno scritto su questo manoscritto, del famoso maestro Martino. Tra l'altro ci sarà in esposizione la ristampa anastatica su un leggio, per cui non solo si potrà vedere l'originale al di là delle bacheche, ma si potrà sfogliare anche l'anastatica per vedere come è fatto, insomma, arrivare fino in fondo, rubare qualche ricetta, perché pare che poi fosse il libro di ricette per un pranzo di nozze. Per quanto riguarda un altro libro, è difficile perché ho scoperto facendo la selezione che in realtà ci sono molti libri che sono qui e non sono per esempio in altre località in Trentino o che sono molto poco diffuse in Italia. Questo facendo un primo lavoro di ricerca attraverso i cataloghi che avevo a disposizione, soprattutto quelli online. Interessante è direi soprattutto il fatto che ci sia un forte filone
politico, giuridico, per cui chi ha donato o comunque chi ha posseduto questi libri evidentemente era uno spirito libero, un intellettuale, non soltanto legato, come spesso accade in questi casi, a testi religiosi o comunque di questo ambito. Insomma, tra 5 e 600 c'è una grossa maggioranza di testi di ambito cattolico, cristiano, invece c'è una maggioranza di testi appunto politici, giuridici, filosofici, storici, anche di autori protestanti, per cui la dimostrazione di una mentalità molto ampia, di una mentalità molto aperta. Poi chi sia stato questo personaggio che ha donato questi libri o comunque che ha lasciato alla città questi libri, poi dovranno scoprirlo gli studiosi rivani, giovani possibilmente, o comunque chi verrà solleticato dall'eventuale curiosità. Qual è l'importanza per il Comune di Riva per questa iniziativa? Per il Comune di Riva è importante esserci ed esserci con la biblioteca nella città. Infatti questi appuntamenti hanno il bellissimo titolo e suggestivo di sguardi, non solo solamente sguardi, non è solo vedere, ma è approfondire all'interno di un panorama e di un patrimonio che appartiene a tutta la città. Per cui è compito dell'istituzione comunale far appartenere questo grandissimo patrimonio a tutta la città, quindi la biblioteca nella città. Molto spesso la biblioteca viene considerata un luogo dove c'è scambio, dove c'è prestito di libri, dove c'è una usufruire di un libro singolarmente, mentre questo è un fenomeno collettivo che riguarda tutta la storia della città, ed è importante capire che nel 400 è avvenuta una grandissima rivoluzione che ha rivoluzionato tutto il mondo occidentale. Quindi l'invenzione della stampa, alcuni attribuiscono a questa invenzione ancor più importanza della ruota o del fuoco. Quindi noi possiamo capire come la diffusione della cultura abbia cambiato il mondo occidentale e non solo.